notte sulla spiaggia, no, l'avranno visto come ando, con te sulla spiaggia non ci sto. Come potevamo non fare l'introduzione di questa quarta puntata di VIP Show Beach? Apprezzo molto la originalità. Con un romagnolo, no, bolognese, non romagnolo. Ma io mi sento anche romagnolo, devo dire la verità. Anche no. Perché io quando vengo qui mi sento veramente a casa. Io vorrei costruirmi una casa di piedina. Ma le matchi, ho un casca schi. Le matchi! Siamo al bagno paparazzi. Mario Baldassari ieri sera ha iniziato con una serata. Vabbè, però noi non c'eravamo, non facci venire la collina. Ma molto divertente. È sempre meglio che lavorare. E anche la finalità a favore dei terremotati. Direi che il sole ci benedice e siamo dei fortunati. Vado a provare il braccio adesso, guarda. Voglio provare il braccio. Aia, aia. Da tutta la spiaggia verso te. A VIP Show con il Don 8 volte più buono. Marshall, All Round Excellence. Abbiamo lanciato questa ennesima edizione del tuo VIP Master. La cosa non mi ha scioccato. Stasera ci saranno le finali del VIP Master con delle sorprese veramente dei personaggi che non anticipiamo, molti lo sanno, molti non lo sanno. Chiudiamo lanciando l'argomento, ovviamente un argomento da spiaggia, il nostro, siamo in spiaggia. Le corna, quelle estive, valgono meno di quelle invernali? Sono sullo stesso piano. Diciamo che d'estate è più facile trasgredire, d'inverno invece è l'errore imperdonabile. Va bene, messaggio promozionale, noi ci vediamo più tardi. Grazie. Giancarlo Antonioni, indimenticato centrocampista della mia nazionale, quella che ho nel cuore, quella dell'82. C'ero, di passaggio, no, c'ero. Ok, c'eri, altro che, io mi ricordo perfettamente. Sì, secondo me sì. Ce la ricordiamo con affetto, tutti gli italiani e noi in particolare come giocatori. Forse è l'ultima volta che ho pianto a livello sportivo. Mi avete regalato veramente un'emozione grandissima. A proposito, l'ultimo europeo, cosa è mancato, Giancarlo? Dal punto di vista tecnico loro sono più forti, lo sappiamo. Chi ha perso lì, ha perso. E che può fare? Non ci ha permesso di controbattere dal punto di vista fisico contro gli spagnoli. Che figura di merda. Però a parte questo, forse anche un po' la condizione fisica. Punto e basta. Bene, adesso noi torniamo sull'argomento da spiaggia di oggi. Me lo stavo chiedendo anche io, non lo so, forse. Ma le corna estive valgono meno di quelle invernali, cioè di quelle diciamo fatte in tutte le altre stagioni dell'anno? Ma le estive sono più, diciamo, veloci perché solo in costume. Ah, in quel senso. Mentre quelle invernali sono più lunghe perché devi portare a cena, devi. Quindi secondo te possono essere più perdonabili? Sì. Più te è mai successo? No, io no. Sono sempre fedele e serio. Sei sempre. Mi piace guardare le donne perché qui se ne vedono anche belle, devo dire. Perché insomma sei ancora sto pezzo d'uomo nonostante i tuoi 35 anni. Grazie caro, sono un po' di più, però a parte quello, guardare e non toccare, ecco. Non mi dà fastidio. Ti è mai capitato di sapere di qualcuno che ha perdonato comunque un tradimento estivo? Ci vuole la motivazione, dove ti trovi e. Quindi? Quindi è più perdonabile di quello invernale. Make it bounce and light it, don't get a break. Bene, adesso noi andiamo in sigla e mi raccomando, io ti voglio vedere così in forma anche fra, beh, quando ne avrai una cinquantina, cioè fra 15 anni, no? Va bene, ti ringrazio di avermi detratto molti anni, insomma. Però gli anni ci sono. Ormai
entrato nel cuore tuo da un po', perché è un po' che ci conosciamo, che assolutamente ci conosciamo. Però guarda, il nostro livello culturale è sempre molto alto. La domanda è questa, attenzione, concentrati, perché non so se il tradimento estivo vale meno del tradimento invernale. Il tradimento estivo è un tradimento, punto. Estivo si fa magari nel stanza dove ci si cambia, nei bagni, invernale sotto le coperte, quindi non so. Forse forse è vero, vale meno. Se è contenta lei. A fianco di lei, ma è una bravissima tennista, è l'eccezionale Alessia Tomba. Oddio, il tradimento di solito non è accettabile, non, la stagione non conta, diciamo, dai. Beh, dipende dallo spread, naturalmente. Non è che uno può lasciare fuori lo spread da queste considerazioni epocali. Bisogna provarci, sì, io sinceramente non ricordo di essere stata tradita. Però ho tradito. E come l'hai pezzata? L'ho pezzata che poi alla fine, siccome rispettavo quest'uomo, ho detto forse è il caso che io e te non stiamo insieme, perché se ti ho tradito vuol dire che non ti amo abbastanza quanto meriti. Perché noi donne lasciamo, mentre gli uomini quando tradiscono pensano che sia solo una cosa di sesso. E invece è un bel rodimento. No, non è vero, perché noi la mattina non ci ricordiamo neanche persona con cui l'abbiamo fatto. Invece voi no, disastro, ah, se l'ho fatto con quello vuol dire che io non amo più quell'altro, non è vero? Eh sì, perché noi ci mettiamo anche un po' di cuore e un po' di testa, non ci mettiamo solo quella testa là, quella parte lì, quella testa là. Insomma, effettivamente il tradimento estivo gode di una sorta di franchigia, l'estate da sempre è l'equivalente delle ferie. Piuttosto il paragone dovrebbe essere il tradimento estivo, in che rapporto è con il tradimento fra Natale e Capodanno? Questa è la cosa interessante. Ma da dove sono usciti? Ma chi ha chiamato questo? Tu lo perdoneresti un tradimento estivo? Diciamo così. Sarei solo se anch'io ho tradito, altrimenti è dura. Per tradimento si intende il pensiero o l'azione? No, l'azione, vabbè, pensiero è. Cioè, pensiero, siamo tutti. Non penso più nessuno a un pezzo, quindi di che stiamo a parlare? Meglio non far sapere, non bisogna farsi scoprire, questo è il segreto. E quindi la domanda era se c'era una franchigia estiva per il tradimento. È perdonabile più facilmente, anche per quanto ti riguarda, la tua esperienza, magari qualche anno addietro. Ma io nel 700 ho avuto dei rapporti, però insomma, che adesso se mi ricordo bene, quindi. Dipende dalle persone e dipende da quanto è alta la posta in gioco. Una distinzione sottile ma di sostanza. D'estate uno si sente più libero, è il rapporto che c'è con i vestiti, c'è meno roba in testa. Sì, come la canottierina, la minigonnina, invece d'inverno pellice e quant'altro. Molta gente c'è il perizoma, ce l'ha intorno alla testa, come si sa. Adesso questo è un altro discorso. Ma le marche schi, oh cat che schi, le marche! Fallo bene, perché se è veramente una cosa momentanea, estemporanea, un momento di pelle, di sensazione, dura poco e quindi deve rimanere tale. Deve rimanere nascosto, non deve essere rivelato. Preferirei non saperlo. Bene, quindi. Anzi, diciamo, i tradimenti non vanno confessati. Cuore che non vede, cuore non vuole. Occhio non vede. Scusa, sono ignorante come una scarpa, scusa. Pensiamo che quanto. Stavo leggendo il Tonnotto. Tonnotto è lo sponsor. Ah, è lo sponsor. Dillo due o tre volte così. Il tonnotto. Sicuramente ci alzeranno il budget. Per favore. Voi siete una coppia assodata da quanti anni? Sono 30 anni. 30 anni, quindi. Di matrimonio. Non finirà mai. Però la domanda, caro Max, è questa. Oggi al bagno paparazzi, non so se tu c'eri. Ci sono stato stamattina. Ecco, stamattina non so, ma oggi tutti si chiedevano, altro che spread, altro che spending review, le corna estive. Valgono meno di quelle invernali? No, molto meno. Ma no. Sono dei vestiti che uno c'ha addosso, è chiaro. Ma lui non doveva fare il ballerino, secondo me doveva fare il cabarettista. Valgono meno perché d'estate le donne sono più frizzanti, allegre, gentili e quindi. Lasciateci divertire. Ma è una cosa assurda, il tradimento è tradimento. Cosa vuol dire? Perché uno in inverno non lo so, ti manda via col bagnino, con. No, no, no.
No, che cose sono? Proprio come se il sesso fosse buttato al supermercato, così dipende quello che offre il mercato. No, capito, ma tu le accetteresti più facilmente? Da mia moglie? Insomma, da chi? O dalla tua di moglie? No, no, lo stesso. No, no, diciamo. Saperlo. No, dalla tua, no, diciamo. Dalla mia un po' meno volentieri, ecco. Io penso che il tradimento è la cosa. Se uno dopo si pente è tragica d'inverno, d'estate. Se uno invece fa il tradimento e dopo non si pente, perché io vedo tutti che si pentono, io sento i miei amici che spesso mi raccontano. Suoi amici, ha precisato. No, io non ho mai tradito. La mano sul fuoco. No, sto scherzando. Non ha senso avere un matrimonio, tutto, e poi tradire la persona che ti è più vicina, più cara. Cioè, trovo che sia una cosa fuori dal mondo. Ci vuole un bel pelo, sullo stomaco. Ma che è il mio mestiere lavorare con il microfono? Dove vuoi arrivare a sapere se appunto una. Ricorda mia moglie. No, vabbè, quello no, assolutamente, non facciamo grossi. Vogliamo appunto il tuo punto di vista, appunto il tuo punto di vista non è male. Leggi, studia! Non andare in televisione! Secondo me no. Spesso si pentono e allora no, bisogna pensarci prima. Se invece dopo sei contento e allora va bene tutto. Non so, forse è successo appunto al buon Enzo. Non è mai perdonabile, quindi io sono decisa. Non sono perdonabile. Ma te è mai capitato di... Sì, sono un fedigrafo di natura. Quando prima di... Ecco, essere... prima, no, infatti. È una vergogna per un uomo. Tu hai perdonato? No. Mai. Rigido fino in fondo. Nemmeno, però nemmeno mi hanno perdonato. Se la donna ti perdona è una condanna a vita, perché non è vero che ti perdona, te la fa pagare per tutta la vita, quindi vedi, ha capito benissimo. Si vede che è soddisfatto del nostro rapporto. Faccio e che quindi, il cervello. E quindi sai, quando uno mangia bene in casa al ristorante non ci va. Che intervista è? Oh, ma siete sicuri di farlo lavorare questo qua? Perché sono calmo. Ma anche tu? E sono già pelato. Insomma, che ne voglia di prosciutto cotto o ti hanno trapiantato una chiappa? Si vede anche in televisione ormai. Stiamo parlando di tradimenti in questa puntata. Ha più peso tradire d'inverno o d'estate? No, io dico che se sei innamorato non tradisci. Mi state divertendo? No, le corna sono le corna, quindi non sono accettabili, oppure sono sempre accettabili, non farei distinzione tra estive e invernali. Ecco, attenzione Mario, che si vede il ponte. Ma io credo che le corna pesino sempre, anche in primavera. D'estate dicono che tutti lo fanno più volentieri e quindi puntiamo sull'estate, però credo che sarebbe meglio farlo tutto l'anno. Sempre! Le scappatelle quando sei al mare da solo le puoi anche fare. No, capito, ma quando sei con la moglie è possibile. No, per carità. Farei distinzione tra essere in un rapporto dove ci si dicono le cose e dove le cose si rivelano, anzi, magari le corna non sarebbero da prendere come corna, ma come bisognerebbe coinvolgerlo questo terzo eventuale. A quel punto non è più. Il trio. No, nel senso che dipende quanto uno ha voglia di dire la verità al proprio partner. Ma lì è il bilanciamento delle tette, Valeria, che ballano quando incassi un po' troppo. Tu hai mai tradito? Beh, non lo posso anche dire. Nel passato? Beh, qualcosina è scappata, sai, non te ne accorgi. Poi noi siamo dei privilegiati, siamo belli, ricchi, alti, quindi capitano queste occasioni e non puoi sempre tirarti indietro. Tu l'hai mai detto la verità dopo magari un corno? Io non credo che abbia senso stare insieme a una persona senza dire la verità, credo che sia una buffonata, cioè si prende in giro prima se stessi. Quindi non vanno mai perdonate le corna? No, le corna si perdonano, si possono anche fare le corna, però bisogna dire di averle fatte, insomma, bisogna essere onesti. Tradiresti Mediaset per andare in Rai? Ma non so, quello non so se sarebbe mai un tradimento, potrebbe essere una scelta professionale nel momento che Mediaset non riconfermasse il contratto. Io lì sto bene, vorrei rimanere lì, però sono stato alla 7, sono stato alla Rai, sono stato a Mediaset, ho lavorato un po' con tutti, quindi ho tradito tutti. Uno mica c'ha la cintura e castità, cioè non è che una donna deve stare con lo stesso uomo tutta la vita. Può amare questo uomo, magari desiderare sessualmente altri. A quel punto cosa facciamo? Sfasciamo la coppia o facciamo sì che la donna magari possa stare con altri e comunque anche con il suo uomo? Se il suo uomo tollera questo, io suggerisco all'uomo non solo di tollerarlo, ma di viversela bene. Stai parlando bene di Pier Silvio. Ma Pier Silvio è un bravo ragazzo, credo che le colpe, se ci sono, non sono certo sue. È vero, facevano delle gare di
come si chiama adesso? Burlesque. Svederesti al governo ancora prossimamente Berlusconi. In quale ruolo? Presidente della Repubblica. Ricomincerebbero a lavorare centinaia di comici, a questo punto anche internazionali, perché il presidente viene rappresentato poi in tutto il mondo. Non lo so, è il suo sogno. E i sogni sono come desideri, no? Dicevano. Quindi glielo auguriamo. Primo piano, eccoli qua. Mario Paolo Baldassarri, il sindaco di Roma Marittima. Ma nel caso tu fossi l'unica sopravvissuta da questo Big Bang, no? Cosa ti porteresti al di là degli affetti familiari, ovvio, perché sennò sarebbe troppo scontato? L'umiltà e la gentilezza. E dopo questa la saluto, mi hai veramente, io non me l'aspettavo, scusate, ma vado a mettere la testa dentro la neve. Visto che ho sempre vissuto a 300 all'ora, tirare sul piede dell'acceleratore, famosa spiaggetta di cui parlavo prima, sole, mare, vita e rock and roll. Sesso niente? Moltissimo e di grande qualità. Non guardare me per la grande qualità, perché questa è una bella notizia. Tutto questo all'insegna del godereccio. Noi adesso andiamo in pubblicità, andiamo che parliamo dell'eventualità. Sì, non si sa mai che dovesse capitare qualcosa. Bene, pubblicità.